Impegnarsi nel sensibilizzare tutti ad una maggiore tutela dell'acqua come bene comune. Questa è l'indicazione forte di Papa Francesco all'udienza generale del 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Secondo recenti stime, circa 663 milioni di persone non hanno accesso a fonti adeguate di acqua, non dispone di acqua pulita una persona su 10 e così, in molti scenari del mondo, la dissenteria uccide 4.000 bambini al giorno, più di AIDS, malaria e morbillo messi insieme. Per fare il punto della situazione, l'Auditorium Agostinianum e il Pontificio Consiglio della Cultura ha organizzato il convegno Watershed Spartiacque per reintegrare il valore dell'acqua in un mondo assetato. Il presidente del Dicastero Vaticano, il cardinale Gianfranco Ravasi. Interessarsi dell'acqua è prima di tutto interessarsi della persona e poi è anche interessarsi di una seconda dimensione che è fondamentale, il fatto cioè che sulla superficie della Terra ci sia questa immensa estensione, il 71% di acque, indica chiaramente che è un'altra componente anche del nostro pianeta. Questa componente è continuamente segno, dato che è un simbolo fondamentale, anche del male dell'umanità, del limite, della crisi dell'umanità stessa, perché noi vediamo bene che la distribuzione non solo è tante volte assurda, ma soprattutto che esiste quel tema che Papa Francesco sente in maniera molto forte, che è quella dello scarto. Tra i relatori del convegno c'era anche Gunther Pauli, ispiratore della cosiddetta Blue Economy, che punta sulla sostenibilità attraverso il riciclo. Secondo Pauli, l'acqua è certamente un bene comune, come il Papa ha evidenziato nella Laudato Si, mettendo in rilievo il rischio di una guerra per ottenere tale risorsa, ma per l'imprenditore è anche un bene da garantire a tutti attraverso comportamenti adeguati. We have to stop thinking about using the water that is very scarce. Dobbiamo smetterla di pensare a come utilizzare l'acqua, che è molto scarsa. Dobbiamo invece aumentare la capacità di ciascuno di produrne di più, e questo secondo alcune semplicissime regole naturali. You have to have more tree cover. If you don't have more trees, you have no more rain. Ci vuole più copertura arborea. Se non ci sono alberi, la pioggia non cade e quella che cade evapora. Quindi pianta un albero se vuoi avere l'acqua. Poi dobbiamo assicurarci soprattutto che i bambini a 2 o 3 anni di vita, quando smettono di essere allattati, bevano 2-3 litri di acqua al giorno. Infatti, se i bambini non impareranno a bere l'acqua, non apprezzeranno mai la bellezza della vita. They will never appreciate the beauty of life. A pagare un prezzo troppo caro sono anche oggi i bambini. Secondo l'UNICEF saranno 600 milioni quelli che nel 2040 vivranno in aree con scarsità di acqua. Attualmente sono 36 le nazioni che soffrono la siccità dovuta anche ai cambiamenti climatici provocati dall'uomo e causa di una gravissima carestia in Somalia, Sud Sudan e Nord-Est della Nigeria. L'impegno da perseguire è quello di educare le giovani generazioni ad un uso consapevole dell'acqua, evitando gli sprechi. Noi sappiamo che per esempio negli Stati Uniti ogni persona consuma ogni giorno di media 425 litri d'acqua, in Italia quasi 240-250, il che vuol dire che se io non comincio già con questa generazione ad essere capace di non sprecare questo dono che è fondamentale, che è strutturale all'essere e all'esistere, noi abbiamo un futuro che è il futuro del deserto. E deserto, anche nel linguaggio della Bibbia stessa, è la morte.